Buongiorno a tutti. Il 15 d'agosto è passato. Il sindaco ha annullato la festa del 15 d'agosto, la festa che stavano i cantanti, i cuochi per le vittime. È da apprezzare questo perché ha fatto una cosa giusta. Ma poteva fare un salto di più. Se prendeva tutti i soldi e poteva fare qualcosa in più, se prendeva tutti i soldi che aveva messo a disposizione per i cuochi, per i cantanti, per la festa e li dava in beneficenza a Genova, veniva più apprezzato. Comunque, un passetto l'ha fatto, ha rimandato, non è che ha fatto chissà che. Dispiace per quella gente con il cuore. Foggia, una cosa allucinante. Stasera non c'era più nessuno nella piazza, cioè poca gente stava perché era tutto annullato. Questo sindaco cosa sta facendo per Foggia? Niente. Le strade tutte distrutte. Da tutta Foggia distrutta le strade. L'unica strada ha fatto dove si faceva la festa del 15 agosto. Lì ha fatto quasi 1 chilometro più o meno. Assiste, ha fatto il viale nuovo e basta. Ma tutta Foggia, tutta distrutta. Un disabile con la carrozzella. La carrozzella intende una giornata. Tre volte si rompe, tre volte si fura, si distrugge i telai, tre volte la devono portare a aggiustare un disabile. Si deve stare attento ancora, cade pure. Di faccia con la carrozzella, distrutte le strade. Oltre a questo, posti di lavoro, zero. Un foggiano, zero, non lavora. C'è una disoccupazione enorme. Di concreto nella città di Foggia cosa sta facendo? Nulla. Zero assoluto. Zero assoluto, non sta facendo niente. Una cosa è certa. Dispiace anche giorni indietro. La morte di quei 12 africani che sono morti per andare a lavorare nei campi con una miseria e caricati come bestie dentro un furgone. Dispiace, però lo Stato è venuto. Per la prima volta abbiamo visto lo Stato che è venuto a Foggia. Salvini e Giuseppe Conte, lo Stato, il governo è venuto a Foggia. Sono venuto a dire adesso basta. Adesso interveniamo noi. In tutte le sfaccettature. Adesso basta. Per la prima volta vediamo un governo che scende in piazza con il popolo, con i cittadini, a dire adesso basta. Il problema bisogna risolvere e capire dai cittadini quali sono i problemi seri. In tutta la mia vita non ho mai visto, dopo delle elezioni, un governo che va nelle città, nelle piazze, con i cittadini, con il popolo, a parlare i problemi. Io non l'ho mai visto, solo questo governo. In 52 anni che ho, è la prima volta. Adesso a Foggia è venuto il governo, ha visto realmente, e poi abbiamo Giuseppe Conte che è anche un foggiano, di cui sa com'è Foggia e dove si deve intervenire. Camminando per Foggia,
dovevo andare al cimitero, no? E ho visto dei palazzi. Ho detto, hanno fatto delle case popolari. No. A parte il cimitero è diventato enorme. Cioè dentro entri con la macchina. Tu vai vicino ai defunti già con la macchina, non più a piedi, puoi andare con la macchina tranquillamente. Poi andate proprio avanti, adesso non si va più a piedi. Ora si va con la macchina, vicino al defunto puoi andare con la macchina. Cioè, ma ci rendiamo conto? È assurdo. Ma l'altra cosa bella, come si va, erano case popolate. Fatto no, quelle sono cappelle. Cioè la gente non ha una casa popolare, qua fanno le cappelle, ma stiamo scherzando, i palazzi. Vedi che business c'è dietro. Ho detto, ma questo è il comune. Ho fatto no, il comune non c'entra più niente. L'ha dato sotto a un'azienda. E l'azienda gestisce tutto. C'è un comune che aveva una risorsa. Minima la 70-80 persone potevano lavorare. Più ditte che assumevano le altre persone per costruire. Cioè stava lavoro. Ma no, ma per un bel po'. Toglievi in mezzo alla strada, operai, ditte e persone da te, comune, che mettevi dentro per lavorare a contratti. Tu dai sotto a una ditta privata, ti togli davanti e loro gestiscono uno nell'ambito della famiglia, tutti parenti, normale. Ma stiamo scherzando? E questo è il comune, questa è la giunta, questo è il sindaco, che non fa niente per Foggia, zero assoluto. Una cosa inaudito. È una cosa inaudita. No, non si può andare avanti così. Spero che questo sindaco finisce il suo mandato, se ne va, e le prossime votazioni foggiano. Il governo è venuto a Foggia, si è fatto sentire e l'avete visto. Adesso basta. Chi lavora nei campi, chi dà lavoro alle persone nei campi, gli agricoltori devono pagare, messa apposta e pagare. Fatto un foggiano non va a lavorare per una miseria. Ce l'hanno detto pure loro perché. Ecco perché vengono sfruttati questa gente. Adesso basta. Gli agricoltori devono fare in modo che devono tutelare chi lavora nei campi e che si vanno nel loro alloggio, ma oltre a quello devono essere tutelati e anche economicamente devono pagare. Un foggiano era così scemo che non andava a lavorare nei campi. Se tu non mi paghi, io non vengo a lavorare. Ecco perché tutti questi extra comunità vanno a lavorare per pochi soldi, come bestie. Come hanno detto, adesso basta. Chi vuole lavorare nei campi, gli agricoltori devono pagare e devono anche tutelare il trasporto da portarlo indietro, perché non si deve morire, nessuno deve morire per delle cose colpa di loro, di cui ci sono tante cose. Una cosa è certa, che si è fatto sentire il governo a Foggia, è venuto il governo per la prima volta. Non è mai successo nella vita e hanno visto le cose che stanno a Foggia, cosa si deve fare in tutte le sfaccettature, di cui i foggiani hanno visto la realtà,
del nuovo governo. Ma devono capire che devono cambiare il comune. Le prossime votazioni. Bisogna votare a questo governo, che sia Movimento 5 Stelle o che sia Lega, che fanno il bene per Foggia, per i foggiani, per i giovani di Foggia, per il lavoro. Non vedere foggiani che se ne vanno, che non c'è lavoro, non c'è niente. Giovani buttati che non c'è lavoro. Vanno a vedere se riescono a trovarli sopra. E trovare un lavoro sopra. Ti devi andare a dormire, ti devi... non ce la fai neanche. Di cui lo Stato è venuto a Foggia, è venuto a vedere la realtà. Che non è neanche gestita come si deve. Meno male. Sperando che ci siano buone notizie per Foggia e per tutti i foggiani. Buona giornata a tutti. Se il giorno dopo, i 15 d'agosto sono finiti. Foggia, come al solito, l'unica cosa bella che abbiamo a Foggia è il nostro cibo, e il nostro cibo non lo batte nessuno. Il nostro mare che abbiamo sul Gargano, e tutti vengono a quelli del nord, che poi ci definiscono terroni. E si devono vergognare. E poi il nostro Foggia, il nostro stadio, la nostra città, i nostri giocatori. Solo queste tre cose. Il resto, il comune, il signor sindaco e la giunta per Foggia, niente, zero. Zero assoluto. Purtroppo. Occupazione. Solo queste tre cose sono rimaste della nostra città. Spero che il prossimo sindaco, la gente capisce a chi deve votare se vogliamo cambiare Foggia. Purtroppo è un peccato. Foggia c'ha delle belle risorse, solo che gestita male dal comune, che non vogliono fare determinate cose per i foggiani. Cominciare a venire il governo a Foggia, venire i VIP, vedere le nostre cose belle e vedere che viene gestita male fa arrabbiare molto, molto arrabbiare. E delle persone incompetenti. Quando qui potevo uscire il lavoro per tanti giovani di Foggia. È un comune che dà tutto in gestione per togliersi le rogne. Ma il prossimo governo, se sale nelle prossime elezioni comunali, se sale o Movimento 5 Stelle o Lega, allora tutti quelli che hanno preso come sottappalto per farsi i soldi hanno finito, perché ci toglieranno tutto. Spero che salve al comune sale sopra o il Movimento 5 Stelle o Lega, per fare in modo
questi qua, come tra parentesi, lì al cimitero, potrebbe entrare tanti giovani, foggiani, che è una bella risorsa, tante cooperative, aziende, imprenditori, ditte, che assumevano giovani, tutto sotto di loro, per fare in modo che lavorano tutti in famiglia, hai capito? Io spero che il prossimo sindaco o il Movimento 5 Stelle o Lega faranno piazza pulita qui a Foggia, per fare in modo che i giovani di Foggia lavorano. Le strade, come al solito. Questa è la nostra Foggia. Peccato, una bella città, gestita male, comunque questa è la mia città. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, arriviamo a 1000 iscritti, e mi raccomando, fatemi pubblicità.